Lealtà, 7 ore all'alba. Un saluto da Incivile Urbano. È tarta 4, ragazzi, qua siamo nelle tarantelle. Le tarantelle natalizie. Sì, sì. Lei. Innanzitutto usciamo con il fucile, finalmente, ma senza giubbino. Sì, perché ma mi sembra perché? Giusto. Fa sto caldo. Andiamo, dai. Ora ma noi sembra... perché zoppica un po'? No, non lo so. No, no, no. No, no, sta camminando, si scivola, perciò. Sì. Andate con un fucile e una lanterna in mano verso l'ignoto. Esatto. Vediamo dove andiamo. Scorciatoia, scorciatoia, perché... vai, vai. Scorciatoia, andiamo di qua. Come la vedo, mamma mia, con male che pericolosa. Attenzione, qui mo esce. La vedo pericolosissima. Quadrato, triangolo, triangolo, vai. Devi premere, via. Cerchio, cerchio, cerchio. Quadrato. Mamma mia, il quadrato, signori. Adesso ci andiamo a finire in acqua, nel caso. Comunque stiamo veramente in pericolo, sì, secondo me. Jessica, lui sta male, ma vi rendete conto? Stava nel capanno a pochi istanti. Mamma mia, dal concludere la sua, il suo sogno. E invece lei è stata rapita dal lusso bruno. Aspetta, aspetta, fammi concentrare. Fucile, chi deve sparare? Fammi dove? Non vedo chi niente. Spara? Chi non guarda? Cazzo. Non c'è un cazzo. Non vedo un camice. Oh, no, no, Jessica, in che situazione? E chissà, no, 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 no. Ma vai, no, è mira, viva, sposta sta mira. Qua non mi fa fare niente, porca miseria, filmato. Non ci fa manco vedere, giustamente. Mannaggia la miseria, filmato, vabbè. Oh, Gildo, salta giù, salta veloce, giù, come veloce. Un animale. Come un tamarro, mamma vai, mia, vai, vai, anche... vai. Oh, quadrato, oh, vai, appenditi, quadrato. Bene. Hai perso tutti i tuoi averi. Lo però. So, amico, ma stai pure carendo. Ah, vabbè, però in fondo però intanto stanno qua. Te, stanno, dai, qua stanno qua, stanno qua, stanno qua. Vai, veloce, veloce. Corri, Jack, corri. Tu stai triangolo, male, vai. Eh beh, sì. Ci provi innamorati, oh, Jessica. La devo salvare corri, a tutti i costi. Corri, ragazzo, laggiù. No, mi scoccio, vai tu. Attenzione. Cioè, oh, triangolo. Mamma mia, bella sequenza. Una serie di tasti, una serie di quick time events. Sì, sì. E adesso salta. Devi andare, cioè devi essere. Noi siamo veloce, supereroi, ragazzi. Veloce, ecco, salta. Cerchio, veloce. Per il pelo. Quick time. Ma sto facendo una giocata, però, raga, niente, dai, male. Non sì, ne ho sbagliato. Hai giocato una. Discretamente, dai, non ti frosciare. Però. Non ne ho sbagliato una. Che alla fine, dai. Scarso eri e scarso rimarrai. Considerata la velocità e la tensione, proviamo a scivolare. Scivoliamo. Cerchio, vai. Mamma mia, però ho premuto, strada. Stavolta la lanterna si è rotta. Eh sì, ho sentito chiaramente proprio. E attento a non romperti anche tu le costatelle. Guarda, Jessica, dove sta? Mamma mia. Stiamo male, Siamo molto male. Un saltino, fai presto. Stai facendo tutto questo con uno saltino. Beh, non era proprio un saltino. Questa lanterna è indistruttibile. Abbiamo capito questo. Chiaramente si era spiascicata al suolo. Oh, corri. È ridotta in mille frammenti, ma niente, ancora lì, guardate, bene, fa più luce di prima. È vero. Cioè, sei giustato. Vabbè, secondo il principio che tu quando una cosa non funziona capanno. Secondo il principio che tu quando una cosa non funziona dai una botta, sì, attenzione. Una botta, o rifunziona o funziona addirittura meglio. Bravo. Qui dentro. Intanto. Ecco qua. Si è calmato. Non siamo con il tutto. Mostro. Adesso si cammina come se nulla fosse Madonna, mai guarda, accaduto. Guarda che sei insopportabile. Vai. Aiutalo, aiutalo. Però, scendi piano, vai, piano, piano. Tra l'altro non stiamo guardando bene. No, però c'è il pericolo, dai. Facci pazienza. Vabbè, ma è anche vero che se tu non arrivi al momento del filmato puoi sempre vedere tutte le cose. Specie il punteruolo, fammi vedere. Almeno il punteruolo. Questo ci dirà qualcosa di grave. Lo sento, proprio lo sento. No, un cane. Un cane di pecora. Avrei a che fare con un cane prossimamente su questi schermi. E quindi girovaghiamo. Da dove veniva la voce? Da qua dentro? Ma sì, la strada ti porterà da lei, non ti preoccupare. Sì, perché urla, siamo sempre urlare. Di nuovo all'interno di questa miniera. Sporca. Camminiamo a passi tranquilli, da perché qua? Tanto mica qualcuno si sta gridando. Sto cercando pure di fare attenzione a eventuali tafferugli, a quello che potrebbe uscire, sì. Sì. Eccola qua. No, Jessica, no. No, ti prego, no. Cos'è successo? Dammi la mano. No. Jessica. Sogno infranto. Ma è morta? Boh. Secondo me sì. O poco ci manca. Che fa questo? Ma posso mirare qua? Chi sta animando? Ma mira? Ma sparalo un brutto. Vai, un lanì. Bastardo, chi è?
Mannaggia no. Il cacchio. E mo? Si continua a salire. Ma che le è caduto a bacio? Tu sali su perché giustamente adesso noi vogliamo perché vuole vedere se... certo, triangolo. Oh, salta. Mamma mia. E qui? Qua, che peccato, lo sai. Oh, ma qui che dobbiamo fare? Dobbiamo salire? Sicuro o veloce? Veloce. Veloce, veloce, certo, veloce. Lo voglio acchiappare, capi? Lo voglio acchiappare a sì, quella che bestia. Sì, poi chissà se lo acchiapperemo. Oh, comunque, attenzione. Attenzione che qui se cade triangolo. Non è che... Ah, ho sbagliato, no. Porcottone, porcottone. Che ciccione di giocatore. Lo sapevo. Abbiamo che sugli schermi di YouTube quest'oggi. Lo sapevo. Guarda, adesso ci riproviamo, signori. Intanto vi regalerà altre emozioni. Volete vedere? Triangolo, triangolo, quadrato, quadrato, e questo è quello che in genere si sbaglia, quello dopo, eccolo qua. Salta o aggrappa? Salta, addirittura salta, vieni da papà. Oh, attenzione! Triangolo, ma qua se cadi comunque ti spezzi qualcosa. Tutto. Non so cosa, ma qualcosa, mi arriva almeno una gamba. Oh! Quadrato, mamma mia, ragazzi. Meno male che ho dei riflessi triangolo. Proprio fulminei. Beh, vabbè, ci fidiamo proprio tutti dei riflessi, guarda. Adesso che deve fare? Quadrato. Quadrato. Ah, vabbè, ce l'ho fatta, dai. Ce l'ho fatta, il brutto vai. È passato. Spara subito. Sì, no, se ha il fucile in mano, si deve guardare, lo devi impugnare. No, questo lo devi incorrere chissà fino. Ma guarda la stampa, io prendi il fucile in testa. Nata volta per toglierselo da. Cioè, che ci vuole, capito? Oh, fammi mirare, fammi mirare. Spara. Vai. Maro. Ti giuro, certo, no. Modo, ma me ne svogli, non fai più i video. Ivi, bravi, Ivi ha suggerito un spaccasse. Questo devo farcela. Dai, forza, su, forza. Vai, ottimo. Che scivolone. Mamma mia, meglio di Maldini sulla fascia sinistra. Sì, signori. Degno dei migliori giocatori storici del nostro amato calcio. Cioè, aspetta, no, io voglio accendi un'altra lanterna. No, però voglio capire una cosa. Cioè, noi prima nel capanno, sì. Ti ricordi la puntata scorsa, per accendere il fuoco non avevamo i cerini. Cerini, certo. Poi quelli... abbiamo l'accendino, certo, però. Perché Caronna, lui si è organizzato, gli ho dato a bacchino, nel caso mi trovassi in una situazione del genere, è meglio che la compro. Una cosa fissa, poi... Non sento freddo stasera, esco con la mia lanterna. Sì, sì, vabbè, ma lui è abituato ormai, è talmente... pieno di paure che non sente più nulla. Manco Rambo, hai capito? Cioè, niente, fa. Si mimetizza pure nella neve. Ma dove vai in mezzo a sta ma infatti, fera, ma voi capite in tacchetta sta lanternina da quattro soldi. Gesù, che posto è? È un posto nascosto. Da tanti anni qua non l'avete mai visto. Questo. Mamma mia. Ragazzi, cominciamo con belle tarantelle questa che puntata. Che fila. Ah, qua è la... Ah, qua è quando il nostro amico Smith. Ma aspetta, però c'è qualcosa Chris. Che non mi torna, Jack, lo sai? Perché? Ma scusa, se noi stavamo rincorrendo l'assassino pazzo furioso sì. Di Jess sì. E questi stanno nel capanno e c'è... Allora sono due assassini. Ma chi ne è perché uno la prende, uno la piglia, giustamente ma non si sa. Ma chi lo sa questo? Però hai capito, cioè, voglio dire, quindi c'è un complice perché sì. Là c'era un tipo. Tu perché e qua c'era catturato. È successo nello stesso tempo. Io credo di sì, no? Meno. Che miseria. Vabbè, sì, probabile. Vabbè, ma è anche chiaro che vedi, ce ne saranno di più qua, di qua intanto piglia questo Ash. Che cos'è Ash? Il borsellino di Ashley. È macchiato di sangue. Ovviamente. Non è di Ash, è proprio di Ash fora. Ok, perlustriamo adesso con calma, ragazzi, perché tanto qui stasera si festeggia, siamo sì. Tutti amici, siamo venuti in una baita. Siamo venuti a divertire. A divertirci. Ma guardiamo un po' questo cos'è? Un frigo bar. Io mi do una guardatina giusto, ragazzi, per... Sì, ma ti ripeto... Anche perché non ho più pallida idea di dove cazzo devo andare, vi dico proprio la sì, verità. Sì, devi cercare c'è una un porta, po'... adesso cerchiamo di ecco aprire qua, il punteruolo. Questa. Maronna santa, guarda. Non ci ha mai visto è... tanti volatili in un gioco, mai. Pure in da casa, proprio. Cioè, piano lì. Sangue, ma mica chissà no. Ci sa esci in una maniera così vabbè, truculenta. Là, c'è un chiaro. Certo, voglio dire. Guarda, però che peccato, stanno morendo porta tutte le ragazze. Veste. È l'unica stronza che dovrebbe morire, cioè quella la brunetta. Che le ancora me non si sa, però, che fine ha fatto.
Vabbè, dai, ma è morta Jessica. È caduto giù la cassapanca. E già non là. Stava per niente bene che lavorava io. Però mi dispiace. Cioè, che stimoli hanno più tutti di giocare? Almeno Jessica, Mike. Cioè... è andata ferma, no? Muoiono tutti. Mo si è persa. Sono vivi solo il baccalà e la ragazza. Sempre fuori, si deve uscire, certo. Ragazzi. Ma qua c'è una traccia di sangue. Almeno una felpa non ha messo. Ci sono tracce di sangue ovunque. Sono tracce, sì. Devi seguire, Ashley. Continua a chiamarla tu, eh. E la mo fa presente. Qualcuno, Ashley. Ecco qua, non c'è l'astri. Ma tu vedi tutto su sangue in terra, c'è qualcuno, ma stai c'è bene. C'è qualcuno, sì. Ci sono io che l'ho squartato. Cioè, quindi i mostri. Sì, sono qui, amico. Vieni, vieni. Che è Yogi? Yogi. È un misto fra l'orso e l'assassino, capito? È l'assassorso. Bello se ci sia Yogi, però. Bello. Vabbè. Esci o non esci fuori. Esci o non esci. Non è peso lì? Niente. Cioè, qua queste tracce di sangue portano di nuovo a un capanno. Di nuovo un capanno. Si sono disseminati ovunque questi capanni in questa zona. Sì. E controlliamo punteruoli bianchi. Sì. Niente. C'è una porta già aperta, proprio che ti invita. C'è una porta gialla aperta. Entriamo nella baracca. Baracca andiamo. Del tutto abbandonata. Oh, ho sentito qualcuno. Ci sta in questa baracca. No. Ma dove? Mannaccia miseria. Se cose con le cuffie, sì. Sotto un po', sono qui. No. Che cazzo è? No. Ci sei? Oh my Salve. God! E grazie a tutti di essere qui. Ma che è l'enigmista? L'enigmista, signori, so! Ah, sto film è un misto allora! Sì, sì. Per questo esperimento. Perché questo è un film, giustamente, no? Non gioco. Sì, per me è un film, ragazzi. Aspetta, fammi sentire. Joshua? Ashley. Vabbè, deve far fuori. Ci servirà un altro volontario che dovrà scegliere quale cavia vivrà e quale cavia morirà. Oh. L'enigmista, signori. La casa è l'enigmista, è anche un po' non... Su, calmatevi tutti. Calmatevi tutti. È molto semplice. Christopher, troverai una leva proprio davanti a te. Quello che dovrai fare è scegliere. Ecco, la prima vera scelta del gioco serio proprio. Chi salviamo? Josh, mi dispiace assai. Josh, ma come sei sfortunato perché Josh. Sei uomo, solo perché... Sì. Bello. Oh, vediamo di ragionarci un attimo. Non puoi lasciarmi morire. Solo un secondo, io. Grande però sta parte, eh. Bellissimo. Le foto. Le scelte. Mi dispiace. La vita è veramente fatta di scelte, mi dispiace. Signori. Mi devi scusare, Josh. Allora, Josh, mi devi scusare Josh, come il classico quadrupede. Esatto. Però purtroppo c'è una signora e noi siamo ovviamente dei cavalieri. Quindi vai all'inferno, bastardo. No, siamo sicuri della scelta. No, dai. Sì. Però io la leva dove devo girare? Di lui. Su di lui, no? Certo. Sì. Oh, ma ha girato bene. Ha girato bene. No, mo questo si smaciulla? No, George. E mo che a casa tutta chi eredita? Mamma mia, ragazzi, mamma mia! No, ma sta succedendo poi... per davvero! No! Ashley, non devo guardare. Perché secondo te? Perché non devi guardare? Sta fuori balletto, per questo non devi ballare. Non devi guardare. Sto arrivando. No, ragazzi. Guarda, io sono. Ragazzi, sono molto perplesso, vi dico la verità. Dobbiamo andare via. Sì, cioè ci credo. Dopo tutto questo. Guarda, non dico che sto male, ma. Dobbiamo andare. Cioè, bella scena, eh. Sì. Bel un colpo po' presa di scena pure. Dall'enigmista. Vabbè, certo, però dico in generale comunque sì, bravi, c'è bravi. Ha un sapore di tutto, sì. Un po' l'horror in generale. Guarda chi c'è. Ah, il nostro Bacca.
Si sono incontrati. Ragazzi, allora, mo vi incontrate tutti. Esatto. Prendete una decisione tutti insieme. Bravo. Quella di prendere bagagli, valigie e andarvene via a casa. Invece, proprio, sai cosa io penso che possa succedere? Che ognuno di loro andrà a fare il che succede. Oh mio Dio, dobbiamo andarcene da qui. Non riesco a capire cosa è successo. C'è un pazzo, si sono resi conto comunque. Oh mio Dio, Cristo, l'ho ucciso. No, ma si separano sicuro proprio. È stata colpa mia. No, no, è una pazzia. Dobbiamo chiedere aiuto. Questo lo dice così, determinata e tranquilla. Ci penso io, ragazzi. Penso io. Non vi preoccupate. Baccalà invece non mostra nessuna. Siamo in pericolo, dobbiamo andarci. Sì, non c'è altro da fare. Chiameremo. Aspetta una cosa. Non vuoi solo salvare te stessa? No, è che non voglio prendere decisioni che potrebbero costare la vita a tutti. A un certo punto è ovvio che ognuno si vuole salvare. No, ma aspetta a te per me salvare. Allora, salviamoci tutti insieme, andiamo via. Che fanno? Due se ne vanno. Ecco, certo, non certo. È successo niente, ragazzi. Come prima. Di sangue, voi tranquilli, eh. Tutto come prima. Andate in pace. E c'è il nostro amico. Il nostro amico del cuore, la stanza. Ma qua sta... ma sta stanza... C'è bellissimo. Lui è allegro. Oggi è una bella giornata allegra. E certo, con un pupazzo con la testa aperta a metà. Inizia a sedersi pure un po' a cafardo. La situazione si sta facendo tesa. La situazione si sta facendo molto tesa. La notte ha preso la piega che speravi. Ma me lo stai chiedendo? Penso proprio di no. Però... No, amico. Capisco. E credi che questa povera gente stia avendo quel che si merita? Ma perché è così aggressivo? C'è un bel rapporto. È vero. Ma cosa vuoi o chi sei? Qui, ti davo la mesata. Cosa vuoi o chi sei? Chi sei? Sto cercando addirittura di aiutarti. Noi non sapevamo manco. Gioco. Capisci che non ti fa bene? Che non sta facendo bene a nessuno? Comincio a sospettarlo. Sì. Non posso dire che mostri tanta onestà nel modo in cui giochi. Ma io vorrei andare via, però. È vero, sia da voi proprio perché siete un pessimo ginecologo. Perché giustamente questo è lo studio di un ginecologo, come si può osservare. Dalle tende, dai fatti. Sei andato, è un po' incalzato. Mannaggia. Che cosa ha fatto? Continuare con questa elaborata. Tipo è pericoloso. Tipo è più pericoloso del pericoloso che sta nel gioco stesso. Cioè, mi stai fa? Spaventando? Continuo. Oh, tu vuoi essere coraggioso, ma cioè, tu fai proprio vattere. Credi io sia reale? Sì, sei reale o non esisti? Lo offendi se gli dici che sei reale. Tu dici? Però non esisti, Il cuore del problema si tratta di questo. Riesci ancora a capire la differenza? Tra chi? Tra cosa riesco a capire la differenza? Voglio... Dubito. Indi capisci, amico. Dico proprio la verità. Signori... Vabbè, questo se ne va. Come al solito. Come ogni puntata che si conclude con il nostro allegro veterinario. Noi vi salutiamo guardando dalla finestra a un triste tramonto. Quindi un saluto da Incivile Urbano e Tarta 4.